Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans, perché oggi volevo fare tre attacchi nella nuova modalità nella base del costruttore, ma prima volevo andare a salutare il mio clan, il clan che mi ha accolto nonostante il mio bassissimo, ragazzi, bassissimo livello. Infatti sono in fondo con praticamente i secondi account, ma volevo ringraziare il capo Jon Snow che mi ha accolto veramente e mi ha dato un sacco di consigli, lui come anche tutto quanto il resto del clan, anche Car99. Ragazzi, vi saluto tutti quanti e quindi adesso andiamo a fare questi tre attacchi, perché oggi hanno aggiornato e hanno ripristinato il tempo, quindi posso rifarli subito e ne approfitto. Allora, andiamo un po' a vedere, anche perché non sono messo neanche poi così male qui. Quindi vediamo un po' questo villaggio tostissimo. Allora, qui che conviene fare? Toglierci di mezzo questi, poi questo spare volanti. Qua c'è il Tesla sicuro qua. Se fanno fuori questo, mettendolo qui, poi posso partire con tutti i volanti da quest'altra parte. Chissà se ce la faccio oppure se non è una totale idiozia. Allora, io provo a mettere tutto quanto qua, così si tankano anche le torri e vediamo se riusciamo a pushare, chissà. Allora, sperando che non ci siano le mine. Ok, ah, punta quello, ok, vabbè. Allora, qui ci mettiamo questi. E ci mettiamo questi, vediamo un po'. Se ne vanno proprio dove c'è il cancello aperto. Una tristezza assoluta. Vediamo un po' se fanno fuori però questo affare. Ah, però c'è anche il Tesla davanti. Percentuale ridicola. Anche se abbiamo vinto anche con il 20% a volte. Abbiamo vinto anche con il 20%. Vediamo. Questa volta no, infatti 28, neanche poi tanto. Vediamo il replay, anche se il mio è andato veramente in maniera schifosa. Allora, li mette sotto dove ho messo una mina e va bene. Poi di là c'è anche un'altra mina. Dentro i barbari, una marea di barbari, ok, pochissimo più di noi. Andiamo con il secondo attacco, si può mettere questo per 5 minuti, la torre dell'orologio, ragazzi, che velocizza ogni 8 ore i tempi, guardate quanto vanno i secondi, quindi ne approfittiamo e andiamo a fare subito un altro attacco, così le truppe risusciteranno in fretta. Allora, abbiamo una sola torre qui, questa volta un pochettino più facile. E ci mettiamo soltanto questi, partiamo da qui, mettiamo anche gli sgarri che il primo colpo lo tirano da più lontano. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci a far fuori quella difesa aerea soprattutto. Sgarri che fanno un male cane. Ok, qui sembra andare bene. Adesso ingaggiamo anche il centro del villaggio, così ci becchiamo una stella, quasi due. Se facciamo quella torre è fatto il 100. Tanto seconda stella, vediamo. Forse ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo, perché adesso si girano e ingaggiano questo, che ha pochissima energia, perfetto, top. Ci becchiamo un bel 100 qui. Però questo villaggio era un pochettino più facile, non era difficile come quell'altro, aveva una torre soltanto, una. E si spengono le luci sul villaggio di Master Cook degli Alien War. Ok, bel 100% e 3 stelline, ovviamente vittoria. Lui si è beccato solo un 41%, vediamo un po' come ha fatto a farci 41, che è anche relativamente tanto. Messo tutto di lato e poi, vabbè, si sono estinte le truppe, così effettivamente ci sono un sacco di strutture fuori. Ci si becca un 40%, ma non sufficiente. Ok, possiamo, già si sono rianimate e possiamo andarci a vedere il terzo attacco. Uno vinto, uno perso finora. Questa volta villaggio un pochettino più difficile, questo a lungo raggio. Qui non facile. Sicuramente il 100 è una cosa proprio hard, ma meglio qui, dai. Facciamo così, mettiamo loro e mettiamo gli sgarri. Vediamo un attimino come se la cavano, se riusciamo ad arrivare alla spararazzi, fuochi d'artificio, difesa aerea, non mi ricordo adesso come si chiama. Dai che ci siamo, è sbucato fuori il Tesla.
Becchiamo una percentuale abbastanza di merda in questo attacco. Abbastanza di merda. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Ok. Ci siamo istinti con il 34% e nemmeno una stella. Vediamo lui che cosa. Oh, 37%. Che shock perdere così. Vediamo un po' questo attacco. Ok, ha distrutto tutte le varie cose che ci sono intorno. Infatti mi sa che ho aggiunto troppe strutture, con il tempo si sono sommate e quindi forse dovrò rifarla questa formazione. Riescono a fare troppo solo distruggendomi le strutture fuori. Comunque per adesso continuiamo così e cerchiamo una nuova partita. Anche questo villaggio per nulla semplice. Per nulla semplice. Dato che qui tutti si metterebbero a fare il giro. Come si può fare? Sempre da qui volando, proviamo a far fuori. Questa è la torre più forte, questa è un attimino più scassata. Possiamo provare. Allora, se facciamo così, così, poi ne metto un altro di qua. Chissà, chissà. Dubbia qualità di questo attacco, ma vediamo un po' come se la cavano. Come se la cavano, che di qua non vanno sulla torre. Come previsto, però riesce a ingaggiare. No, dai. No, tristezza assoluta e delusione. Tristezza assoluta e delusione per pochissimo. Non sono andati tutti quanti là per prendersi questo. Ci saremmo potuti prendere sicuramente poi il centro e almeno una stella. Anzi, due ce ne prendiamo. Ah, oh, 41, dai, no, non ci credo. Ho usato 30 barbe, ragazzi. 30. Cioè, 30. A 30 sono tantissimi. 30 incazzatissimi barbari che si infrangono come un'onda sugli scogli, ma si riesce a rubare un 41% maledetto, mentre noi soltanto 40, abbastanza sfigata questa volta. Vediamo un po' qui che cosa abbiamo. Difese aeree, ormai sempre meno scoperti. Questa volta voglio provare ad andarci con 6 Baby Dragon a prenderci questo e 4 di loro. Vediamo un po' se riusciamo a buttar giù subito questa roba qui. E mi sa di sì, ragazzi, e questo è un 100. Questo è un 100, sì. C'è il Tesla però, attenzione, imprevisto, imprevisto Tesla. Imprevisto Tesla, ma siamo al 39 con una stella. Siamo al 39 con una stella. Due stelle, superiamo il 50%. E se facciamo fuori finalmente questo Tesla, ce la facciamo sicuro, ci becchiamo il 100, perfetto. Ok, questa volta è andata bene. Perfetto, 100%. Che sicuramente non avrà fatto anche lui. Infatti, vittoria solo il 37%. Immagino come tutti abbia messo cose intorno. Ah, invece ha scaraventato tutto quanto qui dove c'erano anche le mine. Così che nemmeno un gigante, nemmeno una truppa di terra riuscisse a entrare da uno dei due ingressi. Perfetto, proprio come volevo. È finito il timer bonus, infatti per l'ultimo attacco dovremo aspettare 2 minuti oppure usare 8 gemme che uso subito per andarcelo a fare. Allora, vediamo un po' qui. Questa volta non è facile come le altre. Proviamo a entrare da qui. Facciamo così. Mettiamo loro i bombaroli. Mamma mia, che brutta storia. Bruttissima storia. Vai, bombarolo. A bombarolo. E invece no. Tristissimo 20%. Spero che lui si sia schiantato molto più di me. 24%. Rubiamo. Ok, vediamo, vediamo. Vittoria, ha fatto di meno 1%. Questa volta ce la siamo fatti noi l'1% in più. Vediamo questo 23. Sempre per un pelo queste sfide. Lui si chiama Pecca. Mettiamo 4 per. Ok, capisce subito che lì ci sono bombe. Qui altre bombe, cannoni, Tesla vari. Insomma,
non è stato un grandissimo attacco per lui e ce lo siamo beccati con tutto questo. Allora vediamo un po' che cosa posso farci, perché avevo una struttura da prendere, 300k, mancano ancora 40.000. mi sa tanto che nel laboratorio stellare, siccome sono tutti quanti uppati, porto su questo 8 ore con 300k, così posso continuare a svilupparmi le truppe e aspetto di avere 300.000 oro per metter su le bombe contraeree, che è l'ultima struttura che mi manca per sviluppare, per continuare a sviluppare questo villaggio di questa nuova modalità. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento sotto il video. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.